L'avete già conosciuta da piccola. Anzi, ce ne sono in giro veramente tantissime. Simpatica, sbarazzina, ma anche veloce e grintosa da guidare. Insomma, in due parole, la 500. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Oppure sì. E come se ce n'era bisogno, perché se una 500 piccola può farvi innamorare, una 500 formato large vi può far viaggiare comodamente con tutta la famiglia, risolvendo molti problemi. La 500L è lunga 4,15 m, cioè un bel po' di centimetri in più rispetto alla 500 normale. E infatti le due non hanno niente in comune, tranne il nome. No? Grazie, dopo. Il nostro viaggio con la 500L comincia dallo spazio interno. Certamente la sua qualità migliore è anche un prerequisito di progetto. Sin dalle prime immagini della L0, nome in codice del prototipo, era chiaro che la volumetria interna sarebbe stata una priorità assoluta. I posti anteriori hanno sedili grandi, ben spaziati e regolabili in tutti i sensi, in particolare in altezza. Quello che lascia veramente una bella impressione è la volumetria, sottolineata dall'ampio spazio sopra la testa di tutti. Anche un guidatore di 2 metri non avrebbe problemi. Per i posti dietro vale lo stesso discorso. Qui poi c'è un divanetto scorrevole largo e piatto, comodo anche per 3, con tanto spazio a disposizione per sistemare le gambe e le spalle. In più la posizione è rialzata per una miglior visuale verso l'esterno. Non è un dettaglio da poco. Veder bene è importante per il guidatore, ma anche per i passeggeri. Una carrozzeria così alta e spaziosa, con sospensioni morbide e a corsa lunga, sono i fondamenti del comfort, che è davvero a 5 stelle. Inevitabilmente questo comporta anche una dinamica di marcia un po' particolare, che si traduce tutta in una parola: sottosterzo. Se ci seguite da un po' sapete di sicuro che cos'è. La tendenza ad allargare in curva con il muso. Se si sterza di più il fenomeno aumenta, lo stesso se si preme di più l'acceleratore. Insomma, per farla breve, la 500L non è una campionessa di agilità e nemmeno di tenuta di strada. Poco male, non è stata pensata per correre i rally, ma uno sterzo più sensibile e chissà, magari un cambio un po' più preciso le avrebbero regalato una miglior guidabilità. La plancia è di grande impatto estetico. Forse non tutti i materiali usati sono il massimo. Il rivestimento, per esempio, è rigido, ma chi l'ha detto che, benché rigida, la plastica non possa essere anche bella? C'è un po' della Panda e anche della 500. Persino il tascone, che in questo caso è un taschino, per gli oggetti da tenere sempre sotto mano. Sotto il cofano di questo esemplare c'è un motore diesel 1.3 multijet, e ci sembra davvero il più adatto per tutti gli usi. È una unità da 85 cavalli, con 5 marce, che non fa rumore, non vibra freddo e consuma poco. Più di 16 km con 1 litro di gasolio, che fanno 10 km con 1 euro, cioè il costo di un caffè. In autostrada si scende a 13,8 km con 1 litro ed è un dato importante perché questa è un'auto con cui si fa tanta strada. È pensata, anzi fatta apposta per i viaggi. Perché lo spazio a bordo non finisce nell'abitacolo, ma prosegue nel bagagliaio. Ci sono a disposizione come minimo 412 litri di volume, che salgono a 453 col divanetto in avanti. Un furbo sistema di mensola regolabile su 3 livelli permette di separare il carico, oppure sfruttare il doppio fondo. La larghezza è costante e il divano, oltre che scorrevole, è anche ripiegabile. La 500L ha sulle spalle una bella responsabilità. È la 500 delle famiglie, di chi vuole la monovolume ma anche la station wagon, di chi cerca spazio da gestire con la massima praticità. Tutte persone che non fanno troppo caso alla qualità dinamica, ma che cercano comfort e costi di gestione bassi. Quelli di sicuro saranno accontentati, ma ora possiamo rilassarci. A proposito, dov'è quel caffè?